Oggi vediamo un argomento che è la naturale prosecuzione di quello che abbiamo visto sulle equazioni di secondo grado, in particolare sulla scomposizione del trinomio, che sono le disequazioni di secondo grado. Queste si presentano in generale sotto questa forma: ax alla seconda più bx più c, cioè il più generale trinomio di secondo grado, la più generale espressione algebrica di secondo grado, posto per esempio maggiore o uguale a 0. Questa è una disequazione di secondo grado, cioè in qualche caso può essere utile conoscere qual è il segno del trinomio di secondo grado. Ci sono almeno due tecniche per risolvere questo problema, oggi ne vediamo una, che quella grafica la vediamo più avanti, che è quella algebrica. E il metodo algebrico, quindi metodo algebrico, esiste anche il metodo grafico, ma ripeto, lo vedremo più avanti, comporta la scomposizione, se possibile, del trinomio. Del trinomio x più b, x più c. Ok? Abbiamo visto una delle scorse lezioni che se ho il delta, cioè b alla seconda meno 4ac è maggiore o uguale a 0, cioè se nel trinomio di secondo grado ho un delta non negativo, allora a x alla seconda più bx più c posso scriverlo come a per x meno x1 per x meno x2. Ripeto, se il delta non è negativo. Poi vediamo cosa succede se il delta invece è negativo. Quindi la disequazione ax alla seconda più bx più c maggiore o uguale a 0 diventa a per x meno x1 per x meno x2 maggiore o uguale a 0. Posso sostituire questa espressione e questa, perché sono identiche. Ok? Ok o no? Sì. Bene. C'è una cosa che abbiamo già visto, appunto. Fatto questo, il problema è praticamente risolto. Perché? Beh, abbiamo, lo riscrivo, a per x meno x1 per x meno x2 maggiore o uguale a 0. Quindi ci chiediamo, a è un numero, x1 è un numero, x2 è un altro numero, la nostra incognita è la x. Ci chiediamo per quale valore della x questo prodotto ha un determinato segno, in questo caso positivo. Okay? Per farlo non facciamo altro che andare a guardare il segno di ogni singolo fattore. Per esempio, se a è positivo, e vi ripeto che ovviamente il trinomio è condizionato dal fatto che a non deve essere negativo, se no non è più di secondo grado. Se a è positivo, allora vado a vedere qual è, e non dipende da x, è positivo qualunque sia la x, perché il fattore a non dipende da x, qua dentro x non c'è. Qui abbiamo tre fattori, primo fattore, secondo e terzo. Ok? Fattore positivo, poi vado a vedere se nel secondo, il secondo fattore è x meno x1, che è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a x1, basta spostare meno x1 a destra. Il secondo fattore, il terzo, analogamente x meno x2 sarà maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a x2. Qualunque numero siano x1 e x2. A questo punto possiamo fare la tabella. Posso andare avanti?
nell'ipotesi che x2 sia più grande di x1, cioè chiamiamo x2 quello più grande, allora la nostra tabella sarà fatta in questo modo. Avremo x1 a sinistra, x2 a destra. Il primo fattore, cioè a, è positivo qualunque sia x, l'abbiamo appena detto. Il secondo fattore, che è x meno x1, è positivo a destra di x1, quindi qui è negativo, qui è positivo, qui è positivo e qui è 0. Il terzo fattore, x meno x2, okay, è positivo a destra di x2, quindi meno, meno, più e qui è 0. Quindi di conseguenza, per meno, più, più per meno fa meno, e tutto più fa più. E qui il trinomio è 0 e qui è 0. Quindi ad esempio, se la nostra disequazione chiedeva ax alla seconda più bx più c maggiore o uguale a 0, significa che le soluzioni sono x minore o uguale a x1, questo intervallo, oppure x maggiore o uguale a x2. Se invece la richiesta fosse stata ax alla seconda più bx più c minore o uguale a 0, la soluzione sarebbe stata x1 minore o uguale a x minore o uguale a x2, cioè c'era quel meno. Se qui non ho l'uguale né qua, non lo metto neanche nelle soluzioni. È chiaro che i risultati si invertono totalmente se A è di segno opposto. Se A è negativo, okay, quindi devo mettere un meno dappertutto, quindi i risultati cambiano completamente di segno. Facciamo anche la tabella in quel caso. Se A è negativo, qualunque sia la x, allora la nostra tabella diventa questa. Il primo fattore, A, è negativo dovunque. E non posso trascurarlo, attenzione. Il secondo fattore, x meno x1, di nuovo è positivo a destra di x1, negativo a sinistra. X meno x2 è positivo a destra di x2, negativo a sinistra. Quindi questo si annulla, questo si annulla. Quindi ho meno 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 fa meno più meno più, meno più fa meno. Quindi è 0. 0 nel caso che A sia negativo. Quindi la disequazione AX alla seconda più B più C maggiore o uguale a 0, in questo caso, se A è negativo, viene risolta tra X1 e X2, perché qui ci creo il più, quindi X1 minore di X minore di X2 o uguale. Se invece ho AX alla seconda più X più c minore o uguale a 0, le soluzioni sono x minore o uguale a x1 oppure x maggiore o uguale a x2, cioè l'inverso delle precedenti, per il fatto che A cambia segno. L'ultima cosa che vediamo è cosa succede se il delta è negativo. Entrambe le tabelle sono condizionate al fatto che x1 e x2 esistano, cioè al fatto che il nostro delta sia positivo o nullo. Se questo non succede, non posso scomporre. Ma questo non significa che la disequazione non sia risolubile, attenzione. Una disequazione, non una equazione. Quando siete pronti, prendiamo quest'ultimo caso. Se in alternativa il delta è negativo, allora non è possibile scomporre
in fattore il trinomio, perché non esistono x1 e x2 reali. Tuttavia, puntini puntini, serve un'altra pagina, posso girare? Bene, se ricordate come abbiamo trovato la formula risolutiva generale, abbiamo fatto la seguente eguaglianza: avevamo raccolto A, avevamo scritto i primi due termini come il quadrato e il doppio prodotto di un quadrato, diveniva A x alla seconda più due volte b su 2a x. Poi abbiamo aggiunto e tolto il quadrato di b su 2a, quindi più b alla seconda su 4a meno b alla seconda su 4a, e poi rimaneva il c su a. E quindi questo posso scriverlo come a per, qui mi serve una quadra, i primi tre termini sono il quadrato di x più 2a, scusate, più b su 2a. Poi ho la somma di questi due, mi dà meno il delta diviso 4a alla seconda. Se sommo questi due, meno come un multiplo meno 4 alla seconda, tengo il meno davanti, quindi ho b alla seconda meno 4ac. Ora, se il delta è negativo, se questo termine è negativo, allora questa parte è positiva, perché davanti ha un meno e 4a alla seconda è positivo. Se il delta è negativo, meno delta è positivo. Questo è un quadrato, quindi anche questo è positivo. Maggiore o uguale a 0 lì. Quindi tutta la parentesi quadra è un numero che non può essere negativo. Di conseguenza l'intero trinomio, tutto il trinomio, ha il segno di A, perché posso scriverlo come A moltiplicato per qualcosa che è positivo, strettamente positivo. Quindi, in sostanza, se il delta è negativo, allora A x alla seconda più bx più c ha lo stesso segno del coefficiente A qualunque sia x. Quindi se A è positivo, il trinomio è sempre positivo, se A è negativo, il trinomio è sempre negativo. Facciamo un esempio. Supponiamo di dover risolvere questa disequazione, x alla seconda più x più 2 maggiore di 0. A vale 1, b vale 1, c vale 2. Il delta, b alla seconda meno 4ac, vale 1 meno 8, che è meno 7. È negativo. Non posso scomporre il trinomio, ma A è maggiore di 0, quindi
il trinomio x alla seconda più x più 2 è maggiore di 0 qualunque sia x, perché questo ha lo stesso segno di a. Di conseguenza la disequazione x alla seconda più x più 2 maggiore di 0 è risolta qualunque sia x reale. Attenzione a non farvi confondere dal fatto che il delta è negativo. Se il delta è negativo non posso risolvere l'equazione associata, ma la disequazione è risolubile. Non è vero che per il fatto che il delta è negativo la disequazione non ha soluzione, perché questa disequazione vale qualunque sia x. Ogni x è soluzione, qualunque numero reale va bene, perché il trinomio ha il segno di a. Quindi se a è positivo, quel trinomio è positivo qualunque sia x. E attenzione a un'altra cosa: se, per la stessa ragione, se, nota bene, la disequazione x alla seconda più x più 2 minore di 0, quindi ho a che è più 1 delta negativo, allora x alla seconda più x più 2 è maggiore di 0 qualunque sia x, e x alla seconda più x più 2 minore di 0 per nessun x, cioè l'insieme di soluzioni è l'insieme vuoto di questa disequazione. Perché il trinomio è sempre positivo, perché ha un delta negativo e una a positiva. Ok? Tutto chiaro? Viceversa, meno x alla seconda più x meno 2 maggiore di 0, anche qui vediamo a è meno 1, b è 1, c meno 2, il delta b alla seconda meno 4ac vale 1 meno 8, meno 7, anche qui il delta è negativo, ma a è negativo. Quindi questa disequazione, meno x alla seconda più x meno 2 maggiore di 0, nessuna soluzione. Perché il trinomio è sempre negativo, ha il segno di a. Quindi questa espressione non è mai positiva per nessuna x. Facciamo ancora un esempio. Tre x alla seconda più 5x meno 2 maggiore di 0. Calcoliamo, dividiamo a vale più 3, b più 5, c meno 2. Il delta è 25 più 4 volte 24, 49. Il delta è positivo, quindi posso scomporre il trinomio. Troviamo x1, x2, meno b, quindi meno 5, più o meno radice di 49 che è 7, diviso 2 volte a che è 6.
quello con il più o meno 5 più 7 che è 2 diviso 3, quindi 2 sesti di un terzo, col meno, meno 5, meno 7 o meno 12 diviso 6 meno 2. Scompongo il trinomio, ripeto, e ho che 3x alla seconda più 5x meno 2 maggiore di 0 diventa 3 per x meno 1 terzo per x più 2 maggiore di 0. Qui ho il primo fattore è 3 che è maggiore di 0 qualunque sia x, il secondo fattore x meno 1 terzo che è maggiore di 0 se x è maggiore di 1 terzo, e il terzo fattore x più 2 è maggiore di 0 se x è maggiore di meno 2. Possiamo anche qua metterli uguali, poi vedremo se metterli come soluzione. Tabella, io x a sinistra c'è meno 2, poi ho un terzo, il primo fattore che è 3 è positivo dappertutto, poi ho x meno 1 terzo, meno meno più è nullo, e x più 2 meno più più e qui è nullo, più 0. La mia disequazione mi chiede dove il trinomio è positivo, quindi guardo il più. No, è 2. Quindi 3x alla seconda più 5x meno 2 è maggiore di 0 se x è minore di meno 2 oppure maggiore di un terzo. Non c'è l'uguale perché qui non c'è l'uguale. Attenzione, è questo che determina quali soluzioni. Un altro esempio, vediamo per esempio questa, un mezzo x alla seconda meno 3x più 4 minore o uguale a 0, questo è un 4. Qui abbiamo A che vale un mezzo più un mezzo, B è meno 3 e C è più 4. Il delta vale 9 meno 4 per un mezzo per 4
9, 8. Il trinomio è scomponibile. Troviamo x1 x2. Ho 3 più o meno radice di 1 che fa 1, diviso 2 volte a che è 1. Quindi ho 3 più 1, 4, 3 meno 1, 2. Scomponiamo il trinomio. Un mezzo x alla seconda meno 3x più 4, posso scriverlo come un mezzo per x meno 4. Se non ricordo, sì, 4 è 2. Quindi la diseguaglianza un mezzo x alla seconda meno 3x più 4 minore o uguale a 0 diventa un mezzo x. X meno 4, x meno 2. Qui possiamo fare la tabella un pochettino più velocemente. Abbiamo i due valori notevoli, sono x1 e x2, quindi 2 e 4. Il primo fattore, un mezzo, è positivo dappertutto. Poi abbiamo x meno, taglio invertiti, vabbè, x meno 2 è positivo a destra di 2 e x meno 4 è positivo a destra di 4, quindi ho più meno più. La disequazione mi chiede dove è negativo, quindi, e anche gli estremi, per cui le soluzioni sono 2 minore o uguale a x minore 4. Può anche adottare uno schema un pochettino più sintetico. In sintesi, il segno del trinomio a x alla seconda più bx più c, cioè se è positivo o negativo, è condizionato in primis dal delta. Se il delta è negativo, allora ax alla seconda più bx più c ha il segno del coefficiente a. Tutto il trinomio ha lo stesso segno di a, qualunque sia x. Però se invece il trinomio è positivo, allora se A è positivo, ax alla seconda più x più c è maggiore di 0 se x è minore di x1 oppure x è maggiore di x2, dove x1 e x2 sono i numeri che annullano il trinomio. Se è positivo, il trinomio è positivo per i valori esterni ai due zeri, ai due intervalli. Se invece A è negativo, allora ax alla seconda più bx più c è positivo tra x1 e x2. In questo schema esaurite tutte le possibilità. È positivo tra x1 e x2 significa che è negativo all'esterno e sia nulla x come x2.
Forse qualche altro esercizio. Sono comunque del tipo che abbiamo appena fatto. Per esempio, qual è il segno di X, la seconda, meno 4X più 5. Che segno ha questa espressione? Beh, A vale 1, B meno 4, C più 5. Il delta è 16 meno 20, meno 4. Il delta è negativo, quindi A è maggiore di 0, il delta è minore di 0, X al secondo è meno 4X più 5, A il segno del coefficiente A. Quindi è positivo qualunque perché A vale più 1 e il delta è negativo. Quindi qualunque numero ovviamente al posto della x, il risultato sarà sempre positivo. Non c'è nessun valore reale per quanto sia per quanto grande. Quindi diamo un segno negativo. Quindi di conseguenza la disequazione x alla seconda meno 4x più 5 è maggiore di 0 è risolta da tutti gli x. La disequazione x alla seconda meno 4x più 5 minore di 0 non dà nessuna soluzione. Ok? Se non ci sono domande, ci fermiamo qua.